E non poteva esserci canzone più azzeccata per questo nostro graditissimo ospite, che è il dottor Roberto Bianco, dirigente medico unità operativa di cardiochirurgia dell'ospedale, l'azienda ospedaliera di Padova. Buongiorno dottor Bianco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Domani un altro giorno si vedrà, la speranza. Oh, cosa succederà domani? Speriamo. Prego dottor Bianco, ci spieghi un po', ecco, questa cardiochirurgia, questa veramente una cosa che faceva paura un po' alla volta, invece cominciamo a fidarci sempre di più perché vi abbiamo ospiti, ecco, perché ci fate vedere, riusciamo a capire che forse la sala operatoria non è più una cosa così pericolosa, ci fidiamo molto. Cosa ci racconta specialmente per quanto riguarda il suo settore, il cuore? Il cuore, prego. Beh, intanto grazie di questa bellissima opportunità di condividere con tutti voi quello che è un po' il nostro percorso di lavoro, il nostro percorso di vita, perché forse bisogna anche dire che la nostra, questo più che essere un lavoro è una vita, che noi viviamo in una sala operatoria, viviamo in mezzo ai pazienti, viviamo nell'ospedale. Direi che è la nostra prima casa. Se noi lo facciamo vedessimo semplicemente i nostri orari, scopriremo indubbiamente che è molto più il tempo che passiamo in ospedale che quello che passiamo con le nostre famiglie. E di questo la prima osservazione, il primo ringraziamento va proprio alle nostre famiglie, che ci permettono di fare queste cose in maniera quasi incondizionata. Ma perché noi riusciamo a fare questo? E perché facciamo questo? Ma proprio perché il contenuto della canzone che si è appena conclusa è esattamente il nostro filo conduttore, il filo conduttore della nostra vita, e cioè la speranza che domani qualcosa cambi. Noi tutti quanti facciamo un bilancio della nostra vita quotidianamente, e nella stessa canzone cosa c'era scritto, cioè cosa diceva? C'erano che le delusioni e le esperienze in qualche modo sancivano poi i risultati. A volte sono dei risultati non proprio ottimali. Nella nostra vita i bilanci si fanno esattamente con questo. Segnano molto di più i risultati negativi che quelli positivi, e anche nei giornali segnano molto di più i risultati negativi che i grandi vantaggi, i grandi traguardi che traduciamo. Ma noi ogni giorno lottiamo perché tutto questo diventi quotidianità, che la nostra attività diventi quotidianità, diventi sempre un minor rischio possibile per i nostri pazienti, che garantisca loro una qualità di vita decisamente migliore. Sicuramente il nostro è un approccio di curare, sperando di poter guarire, cosa che non è esattamente la stessa cosa, e soprattutto utilizziamo tutte quelle che sono le competenze e in qualche modo le innovazioni che concretizziamo nel nostro lavoro, che quotidianamente modifichiamo, perché il nostro lavoro di oggi non è mai uguale al lavoro di ieri, anche solo di ieri pomeriggio, per poter avere dei risultati che modifichino ancora una volta la nostra vita, la vita dei nostri pazienti. In sintesi è un percorso. La cardiochirurgia forse è una delle discipline che più di ogni altra ha risentito dell'innovazione tecnologica. E non dobbiamo dimenticare che questa innovazione tecnologica ha reso possibile dei traguardi che fino a qualche anno fa erano fondamentalmente impossibili. Io ricordo alcune cose, un episodio di quando ad esempio io ero un giovanissimo medico che si stava anzi laureando. Il professor Gallucci, che tutti noi abbiamo conosciuto, non fosse altro che sia stato il primo pioniere. Chirurgo, il pioniere, uno dei pionieri, che in qualche modo noi ricordiamo perché fu il primo che eseguì il primo trapianto di cuore in Italia, peraltro con un donatore che proveniva proprio da queste zone, da Treviso. E poi vedremo il servizio. Ecco, lui un giorno operò la propria mamma. La operò di una sostituzione di una valvola. L'evento fu incredibile per tutti noi, ma per due cose. La prima perché era il figlio che operava la mamma, e quindi era sempre un fatto quasi che stonava, perché un figlio che ha una freddezza
così importante da poter eseguire un intervento su praticamente la persona, tra le persone più care che della nostra vita, chiaramente destava un po' di, non tanto perplessità, ma di ammirazione, e in qualche modo ci fermava, ci faceva riflettere. Ma la seconda cosa per cui noi ci siamo fermati a riflettere all'epoca era che la mamma aveva 80 anni. E quindi sembrava di far coincidere un intervento cardiochirurgico, un intervento estremamente complesso, delicato, fatta sulla propria mamma, ma con un'età che sembrava quasi impossibile. Perché a quell'epoca, 80 anni, era un'età che non tanto difficilmente si raggiungeva, ma che pensare di portare al tavolo operatorio una persona di quell'età era una cosa abbastanza difficile, non era la quotidianità. Oggi rappresenta la quotidianità. Pensate. E gli ottantenni sono sicuramente un numero di persone che purtroppo si distendono sui nostri tavoli operatori decisamente molto, ma molto importante. Perché riusciamo a far questo? Perché la tecnologia è in qualche modo in costante evoluzione e tutto quello che non era possibile fare semplicemente qualche anno fa oggi diventa quotidianità. E noi insegniamo ai nostri ragazzi, ai nostri medici del futuro, cardiochirurghi del futuro, esattamente questo. Che oggi riusciamo a fare delle cose che ieri non potevamo fare e che domani dobbiamo fare delle cose che oggi ancora non facciamo. Dottor Bianco, una cosa importante che prima appunto lei mi diceva, per fare formazione ci vuole anche poi l'informazione, sono due cose fondamentali, formazione e informazione. Prego, dottor Bianco. Beh, sono due cose ben distinte. L'informazione è questa, l'informazione è quella che parte da una, non è altro che una trasmissione di notizie, di informazione che arriva ovunque, sempre in maniera sempre più capillare, perché ormai i nostri telefoni, le nostre televisioni raggiungono tutti noi in qualsiasi momento della nostra giornata, cosa che ad esempio una volta non era. L'informazione di una volta veniva quasi esclusivamente attraverso i giornali, quindi la rete stampata, che aveva peraltro una enorme possibilità che noi non abbiamo, e cioè aveva una possibilità di controllo, non fosse altro per il tempo che necessariamente passava tra l'ideare l'informazione e poi divulgarla. Quante volte abbiamo visto nei nostri film che si riferivano agli anni 50, 60, il momento in cui il redattore si trovava a rivoluzionare la pagina del giornale, no? In maniera completa. Perché? Perché c'era tutto un intervallo di tempo che a volte era necessario per poter dare una informazione corretta. Oggi invece non è più così, nel senso che l'informazione può raggiungere tutti quanti in maniera immediata, senza avere cioè un tempo di riflessione, e a volte il vettore di questa informazione non è esattamente controllabile, non in senso di censura, ma controllabile in senso di verità, perché esistono le informazioni che sono vere e delle informazioni che non sono vere. Allora abbiamo il nostro Rinaldo, l'ho fatto attendere perché delle volte l'ascolto è molto importante, sentire una cosa, ascoltare un'altra, so che siete molto attenti. Prego Rinaldo, ciao. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Io ho avuto, dottore, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere personalmente il professor Gallucci, va bene? Una persona non squisita, una persona umile, capace, disponibile, va bene, e chi più ne ha più ne metta, ma non solo che io, anche il vostro reparto, anche adesso, anche i paramedici, tutto il vostro reparto è un esempio, perché bisogna vedere come funziona quel reparto, perché i gentili, il testadrio, non riesco a capire come la gente, queste sono robe da apprezzare che abbiamo in Italia, perché c'è un'eccellenza italiana in Europa e a cardiochirurgia di Padova, una corruzione all'occhiello e una fatica che fanno
tutti, dai paramedici ai professori. Ed è una cosa, dovremmo essere chiari, dovremmo ai nostri cittadini parlare di queste robe, del professor Gallucci, quello che ha fatto il paese, non che stupidai che ti senti patetico. È una persona come il professor Gallucci, è un reparto come la sua cardiochirurgia che va avanti tramite ore, dovrebbe essere riconosciuto da tutti, e invece purtroppo non ha, come se nessuno gliene pompi, gliene parla. Per conoscerli bisogna che ti dà di vuo a che fare, che ti si sta. E invece è gente speciale, gente che salva vite. Se voglio parlare delle robe, Mirella, queste sei censi, queste sei robe di parlare, non della politica, di quello che fa la politica, ma cosa mi cerca. Rinaldo, grazie, perché sennò non ce la fa a risponderti, perché poi devo andare in pubblicità. Sei stato molto chiaro. Prego, dottor Bianco. Beh, signor Rinaldo, che ringrazio di queste parole quasi commoventi. In realtà ha detto una cosa molto importante. Ha parlato di tutti noi. Non ha parlato solo della singola persona, del chirurgo, ma ha parlato di tutti. Ha detto i paramedici, no? Cioè gli infermieri, tutte le persone che in qualche modo fanno parte del sistema assistenziale, no? Perché questa è una delle altre cose che è estremamente importante nella cardiochirurgia, e cioè che è un lavoro di squadra, un grandissimo lavoro di squadra. Esiste sicuramente quello che potremmo definire un team leader, cioè qualcuno che in qualche modo governa, coordina, ma è la squadra quella che fa il successo. Forse da soli, come si suol dire, si può andare più veloci, ma se si va più lontani si può andare solo ed esclusivamente se si è tutti quanti insieme. Tanto è vero, dottor Bianco, che io ho avuto ospite proprio fine settimana il dottor Cozzi, direttore dell'unità operativa semplice del Dipartimento di Immunologia dei Trapianti, appunto dell'azienda ospedaliera di Padova, il quale raccontava che forse il trapianto di cuore tutto sommato è quello più facile, più semplice, mentre lei ci spiegava che in realtà c'è una prevenzione prima che è molto importante, è la squadra, una squadra che si muove, che deve essere tutto perfettissimo. Prego, dottor Bianco. Beh, sì, il professor Cozzi ha detto una cosa anche corretta. Tecnicamente è un intervento non più difficile di quelli che svolgiamo nella nostra quotidianità. Quello che caratterizza sicuramente il trapianto di cuore è una delicatissima organizzazione che deve essere perfetta, ferrea, e nemmeno un minuto può essere perso. Questo sicuramente, in questo senso, l'organo cuore è quello più delicato. Noi possiamo eseguire il trapianto di cuore in un arco di tempo molto molto breve, cioè da quando fermiamo il cuore e lo preleviamo dalla persona che ha fatto il grande gesto d'amore di donarcelo. Da quel momento, da quando noi lo preleviamo a quando lo impiantiamo, possono passare solo poche ore. E in queste poche ore c'è tutto. C'è il momento del prelievo, c'è il momento in cui si lascia l'ospedale, in cui si prende l'aereo, si prende l'ambulanza, si arriva nel nostro ospedale e inizia l'operazione vera e propria. Ecco, nemmeno un minuto può essere perduto, perché altrimenti si può avere una terribile soluzione, che è quella di poter avere un'insufficienza che può essere anche mortale. E questa estrema delicatezza dell'organizzazione è frutto di una squadra in cui lavoriamo tutti quanti insieme. A me piace molto fare un paragone, che è un po' la squadra corse di un gran premio. Sicuramente il pilota è quello che tutti quanti noi guardiamo, che tutti quanti noi conosciamo, ma raggiunge il proprio obiettivo nel momento in cui il serbatoio è stato riempito in maniera corretta. L'abbiamo visto domenica, come un importante pilota si sia fermato, certo, come se fosse una delle cose più banali, è finita la benzina, no? E nello stesso tempo il cambio gomme.
Quante volte abbiamo visto un Gran Premio prendere un'evoluzione diversa perché semplicemente il cambio gomme non è stato eseguito a regola d'arte e qualcuno, poverino, ha sbagliato a mettere un bullone o ha preso, gli è sfuggita la gomma. Eppure è il lavoro di squadra che ci porta lontani, è il lavoro di squadra che ci porta nei successi. E questo è una cosa che il signor Ronaldo ha sottolineato tantissimo. Il paziente entra in una struttura ospedaliera e esce da quella struttura ospedaliera curato, probabilmente curato, e in tutta questa filiera ci sono una sequenza di persone che nella estrema umiltà fanno un lavoro che è importantissimo e se non lo facessero tutta la filiera in qualche modo ne verrebbe compromessa. È una catena fatta di anelli, ma quello che rompe la catena è l'anello più debole e noi non possiamo permetterci di avere anelli deboli. Pubblicità. E siamo veramente orgogliosi di essere col dottore, veramente un dottore importantissimo, Roberto Bianco, dirigente medico unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di Padova, che oltre a rispondere al nostro Rinaldo, che ha detto una cosa importante, siamo un'eccellenza in Europa. Prego, dottor Bianco. Beh, parlare positivamente ed enfatizzare quello che sono i nostri successi è sempre un po' imbarazzante. Perché così è una cosa che facciamo un po' malvolentieri. La faccia, dottore, ecco. La faccia. Però io forse ho il dovere anche di dire determinate cose, proprio per quello spirito di squadra di cui dicevamo prima. E cioè io in qualche modo devo dire che i risultati che noi abbiamo sono il lavoro di squadra, ma nello stesso tempo devo dire, non posso nascondere i successi che in qualche modo noi abbiamo avuto proprio grazie a questo lavoro di squadra, perché è una forma di gratificazione anche per tutti loro. E quindi sì, bisogna dire che quello che ha detto il signor Rinaldo è giusto. Sicuramente la cardiochirurgia è la cardiochirurgia italiana in generale e in alcuni settori forse la cardiochirurgia veneta, la cardiochirurgia padovana ha raggiunto dei risultati ancora più eccellenti. In effetti, ad esempio, se noi andiamo a vedere nella nostra unità operativa, nel corso degli anni si sono avuti alcuni successi estremamente importanti, il primo trapianto di cuore, il primo impianto di un cuore artificiale in Italia, e la durata di una permanenza del cuore artificiale nel corpo di una persona per un periodo più lungo al mondo. Una persona è rimasta con un cuore artificiale per quasi 4 anni. Pensate. E siamo un centro che negli ultimi anni è sempre stato ai vertici dal punto di vista numerico del numero di trapianti di cuore che facciamo e del numero di impianti di cuore artificiali o di cosiddette assistenze meccaniche, cioè di macchine che aiutano il cuore a fare il proprio dovere quando il cuore non ce la fa più. E siamo sempre stati ai vertici. Dal punto di vista numerico e anche dei risultati. In questo senso noi dobbiamo dire che questa realtà è una realtà che noi abbiamo grazie proprio al fatto che ci troviamo in un sistema in cui non ci viene negato. Perché è giusto anche dire alcune cose. E cioè che ad esempio un cuore artificiale o un sistema di assistenza meccanico ha un costo di cui forse non ci si rende conto. Dal punto di vista economico una macchina di quel tipo può costare intorno ai 110-120 mila euro, ma il paziente non paga un euro. Giusi, poi continuiamo, ciao Giusi. Ciao Mirella e buongiorno al chirurgo Bianco. Volevo farle una domanda personale, dottore. Volevo chiedere cosa vi fa lavorare sopra un intervento chirurgico con tutto quello che vediamo noi qui a casa di sangue, di tutto quello che è, con la durata anche di più ore, anche 7-8 ore, come fate a resistere e non mi dica che è un'abitudine perché non ci credo proprio, questo volevo dire, ma cosa vi sentite voi? Sopra questo paziente con tutto questo sangue che si vede. Non so veramente come fate a resistere, questo vi domando.
siete una cosa eccezionale al massimo, perché così, insomma, ecco, la ringrazio, dottore. Era un complimento naturalmente della nostra Giusy, grazie. Prego, dottor Bianco. Beh, gli interventi cardiochirurgici in effetti possono durare molte ore, dove per molte ore si intende 8, 9, 10, 12, 16 ore. E a volte in queste 16 ore non si lascia nemmeno qualche minuto al tavolo operatorio. Come si riesce? È vero, non è abitudine, perché a determinate cose non ci si abitua mai. E è forza di volontà, che non ha età, non ha genere, e che in qualche modo in questa forza di volontà c'è tutto. C'è il desiderio appunto di guarire, c'è la curiosità, c'è il desiderio di raggiungere un successo, c'è il desiderio di riscattare un insuccesso, c'è il desiderio di cambiare qualche cosa, c'è il desiderio di consegnare un mondo migliore ai nostri figli, c'è tutto. C'è una enorme concentrazione. Noi siamo concentrati su un campo operatorio che dal punto di vista delle dimensioni è molto piccolo, perché con i nostri occhiali con cui noi guardiamo il tavolo operatorio noi vediamo pochi centimetri quadrati, quindi noi ci concentriamo per ore proprio su pochi centimetri quadrati. E perché lo possiamo fare? Perché tutto quanto intorno a noi si muove esattamente come noi vogliamo che si muova. E non dobbiamo costantemente chiedere, perché ci viene dato tutto quello che ci serve esattamente nel momento in cui ci serve, perché il lavoro di squadra è questo. Quindi da un lato è vero che esiste il chirurgo o i chirurghi che non si staccano dal tavolo operatorio per tantissime ore per una concentrazione assolutamente incredibile, ma dall'altro tutto questo è reso possibile perché questa concentrazione non viene mai rotta da cose che vengono fatti da tutti quanti gli altri e ognuno ha una sua importanza, che siano gli anestesisti, gli altri colleghi chirurghi, gli infermieri, i tecnici dedicati alla circolazione extracorporea. È un'enorme squadra, un'enorme squadra. Forse dal punto di vista di una sala operatoria, la sala operatoria della cardiochirurgia è quella che offre il maggior numero di operatori. Difficilmente siamo meno di 7, 8, 10 persone in una sala operatoria. Pensate che squadra? Pensate che squadra. Allora, una cosa però che forse Giusy voleva anche dire è l'emotività che va lasciata fuori, specialmente magari a casa penseranno quando ci sono bambini piccoli, questi piccoli bambini, perché fate degli interventi incredibili, ecco, questa speranza di questi genitori che stanno aspettando questo risultato, di questi familiari. Eppure, come ha detto lei, anche 17 ore su questo piccolo, ecco, pochi centimetri dove io vedo, sto cercando di fare il massimo perché devo salvare questa vita, deve essere tutto perfetto. Ecco, l'emotività non esiste, non può essere come la canzone e che mi assale la malinconia, non può esserci, perché voi entrate con la massima speranza, il massimo ottimismo. Prego, dottor Bianco. Beh, allora non è proprio che l'emotività non ci può essere, bisogna governarla. Cioè non ci si può essere governati dall'emotività, dobbiamo governarla, ma l'emotività, come tutta la parte dei sentimenti, è uno dei motori principali della nostra attività. Cioè la paura noi la governiamo trasformandola in coraggio. Questo forse è la chiave di lettura, perché noi non siamo delle macchine di ghiaccio. Non siamo delle macchine amorfe in cui non esiste un sentimento, tutt'altro, è proprio in virtù del sentimento e del sentire che noi riusciamo a fare determinate cose. E convogliamo questa energia, la convogliamo verso la volontà e verso concretizzandola in una forza del fare, e non invece lasciandoci in qualche modo impanicare. Pensiamo ad esempio a quello che succede ad una persona che scala una montagna. Se noi a un certo punto pensiamo che questa persona guarda in basso tutto quello che è riuscito a fare fino a quel momento, no? Salendo su una parete, probabilmente molti di noi, credo la stragrande maggioranza di noi, sarebbe in qualche modo impanicata, si fermerebbe lì e addirittura non andrebbe né avanti né indietro, compromettendo per sempre probabilmente la propria vita e anche tutta quella dei soccorritori che lo verrebbero a prendere.
Eppure ci sono delle persone che si sono formate, che si sono in qualche modo, che sono state aiutate in questo e riescono a scalare da sole addirittura una montagna come potrebbe essere l'Everest o altre montagne ancora. Avete capito? Maria D'Arre, ciao Maria, ben arrivata. Ciao cara Mirella e un buongiorno al dottore, al tuo gradissimo ospite. Senti Mirella, io volevo dirle al dottore che diversi anni fa ho avuto l'occasione, anch'io nell'ospedale di Padova, a mia suocera che è stata ricoverata urgentemente del cuore perché era un po' malaticcia di cuore e tutto quanto è. E ho avuto l'occasione proprio di conoscere il professor Gallucci, una persona di altri tempi, medici di altri tempi, perché io dico tutto in generale, è ovvio quello che opera è naturalmente supera, però anche quelli che ci sono intorno a lui, veramente, guarda, una cosa, le hanno messo una valvola dopo, tutto quanto, insomma, ha avuto dalle 7:30 del mattino è venuta fuori alle 6 di pomeriggio, quindi era un intervento un po' abbastanza lunghetto. Ogni modo io dico solo che l'ospedale sono tutti medici, paramedici, infermieri, ti dico guarda è stata coccolata, che non ti dico guarda, siete dottore degli angeli voi, siete angeli, tutta la cosa ospedaliera, cominciando dal più piccolo al più alto, angeli custodi siete, guai se non ci fosse voi, guai, guai veramente, che tanta gente dicono male di questo o di quell'altro, no, no, sono deficienti quelli che parlano così perché non sanno quello che dicono, ecco, io dico solo che siete angeli, chi sa valte la vita, tutto quanto, e io sono orgogliosa di questi medici in generale, orgogliosissima. Ciao Mirella, complimenti dottore e avanti tutta dottore, siete angeli, custodi. Io grazie, lo ripeto grazie. Sempre. Grazie, buongiorno Maria. Dottore, buona giornata a tutti e due. Ciao Mirella, grazie, cara. Come sente dottor Bianco? Ecco, queste persone parlano proprio con il cuore, ecco, questa riconoscenza che dobbiamo, che vi dobbiamo per questa preparazione, per questa professionalità, soprattutto perché riuscite a dare poco in famiglia, nel senso proprio di tempo, perché lo date molto per salvare gli altri, per portare al termine queste delicate operazioni. Guardate che quando il dottor Bianco ha detto anche 17 ore, pensate, senza lasciare questa sala operatoria, perché la concentrazione è al massimo e non si può sbagliare, assolutamente, non si può essere sconcentrati. Prego, dottore. Sì, Maria in qualche modo ha riconfermato un po' quello che abbiamo detto sino ad ora. Però vede, io devo dire anche un'altra cosa. Noi siamo quello che siamo grazie al fatto che qualcuno ci ha permesso di essere così. Quando io parlo di un lavoro di squadra, io ho parlato del lavoro di squadra in termini di sala operatoria, di persone che si avvicendano o che sono in qualche modo intorno al tavolo operatorio e che collaborano tutti quanti per un unico fine, che è quello di curare quel paziente. Ma non basta. Non basta perché è tutta la struttura ospedaliera che in qualche modo è proiettata verso la cura del paziente. E forse questo noi siamo poco propensi a considerarlo. Ne guardiamo sempre più i difetti e non ci rendiamo conto della enorme delicatezza e quanto complicata è la macchina dell'assistenza. E soprattutto non conosciamo forse il valore che questa assistenza ha. Perché quando si è in ospedale, a noi prendere un filo e usarlo per un intervento chirurgico diamo per scontato. Non chiediamo mica al paziente un euro per quel filo. Eppure pensate che a volte un singolo filo di sutura può arrivare a costare fino ad 80 euro. Prima citavo quanto costa un cuore artificiale, vale appunto intorno ai 150, fino a 350.000 euro i prossimi cuori artificiali. Cifre che in qualche modo potrebbero farli impallidire qualsiasi persona. Eppure al paziente non viene chiesto niente.
Però dobbiamo anche pensare che questa possibilità è frutto di una distribuzione di risorse che inevitabilmente ci investe. Noi dobbiamo, a noi viene permesso di fare determinate cose perché quando chiediamo ci viene dato. Non mancano i dispositivi, non mancano i cuori artificiali, non mancano i fili, non mancano le garze. Ci viene sempre dato tutto. Perché? Perché chi si occupa di queste cose si è preoccupato e si sta preoccupando da sempre che queste cose ci siano sempre. E tutto il sistema sanitario nazionale è improntato a questo. E questo forse dobbiamo considerarlo in maniera molto attenta, perché è un dono. È un dono che praticamente è unico in tutto il mondo. Il sistema sanitario nazionale, così universalistico come viene definito, che è nato nel 1978 per un'intuizione molto particolare, che è quello in qualche modo di far scomparire determinate cose e di accorparle insieme, no? Permette di avere una sanità per tutti, indistintamente. La malattia è la cosa più democratica che c'è. Investe tutti, investe il pensionato come il grande imprenditore, come l'attore o l'attrice o il bambino. Come il bambino, eccetera. E è una cosa estremamente democratica. E noi abbiamo dato noi. Chi di noi ha contribuito nell'organizzare questo servizio sanitario, sin dal 1978 appunto, ha permesso di avere una democrazia della sanità. Sa, dottore, che io sono contenta che lei sia qui questa mattina, dottor Bianco, perché spiega molto bene quello che abbiamo. Perché noi di solito diciamo quello che non abbiamo, senza pensare invece quello che abbiamo a livello sanitario. E lei lo sta spiegando molto bene. Cosa costa un filo? Cosa costa un cuore artificiale? Cosa costa tutta l'operazione che io ti ho fatto e non ti chiedo niente? Ecco, la ringrazio di questo, perché pochi lo dicono. Forse anche questa è una corretta informazione, perché c'è la sua formazione. Ecco, la sua formazione permette oggi di avere un'informazione su quella che è la verità, il costo. Ma vi chiediamo qualcosa: quando andate via alla fine, eppure abbiamo dato il massimo e ti abbiamo dato il massimo senza chiedere niente. Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao. Ciao. E un saluto pieno di gratitudine all'opera del dottor Bianco che è con voi. Dunque, io volevo fare una domanda, non so se mi esprimo, perché è una domanda un po' difficile, però cercherò di farmi capire, perché è una domanda complessa. Quando un'equipe di medici, di paramedici, eccetera, si apprestano a queste complicatissime operazioni, ognuno avrà, diciamo, vedere questa persona che è tra la vita e tra la morte, e diciamo è nelle mani di tutti voi, diciamo, della scienza, eccetera. C'è una correlazione tra quello che state facendo, tra il miracolo, diciamo, della tecnica, della chirurgia, e non vi fa pensare, non so, qualcosa, questo essere umano che è tra la vita e tra la morte, un pensiero sull'anima, sulla vita, diciamo, una correlazione, diciamo, tra la fragilità della vita umana e qualcosa che lo tiene in vita, che è difficile adesso esprimermi. Io posso solo chiedere a lei personalmente cosa prova, perché lei non può entrare nell'animo di tutti i suoi collaboratori, ma diciamo un pensiero che lega questo vostro miracolo anche in correlazione alla vita umana, all'animo, a questo, insomma, ecco. Grazie Livio, mi sono spiegato bene. No, ti sei spiegato, in parte aveva risposto anche prima il dottor Bianco, però è giusto approfondire, prego. La ringrazio, signor Livio, però ecco, la prima, io devo dire una cosa: voi ringraziate me della mia persona, ma io sono solo un rappresentante e anche uno dei più
più poveri, più piccoli di quella che è la realtà della, che io in questo momento rappresento. Io sono un rappresentante e in questo rappresentante, in questo mio essere rappresentante dell'equipe di cardiochirurgia, io trasmetto il vostro ringraziamento a tutto quello che è, a tutti coloro che mi hanno mandato qui. E noi abbiamo la fortuna di avere un'equipe molto forte, un'equipe molto brava, un'equipe molto, se vogliamo, anche unita, un team che è in grado di gestire tantissime cose. Per noi è necessario pensare di poter prevedere l'imprevedibile, che sembra una cosa strana, no? E invece no, noi ci siamo abituati a prevedere l'imprevedibile. Abbiamo sicuramente un approccio, ringrazio il signor Livio di quello che ha detto, perché è vero che ne ho parlato prima, però forse la chiave di lettura che do al suo intervento è un po' diverso. Allora, prima di tutto noi abbiamo una sorta di obbligo morale che nasce insieme a noi, che cresce insieme a noi, che fa parte di tutta la nostra cultura formativa, e cioè quello di consegnare un mondo migliore di quello che noi abbiamo ricevuto. E cioè quello che quando noi curiamo qualche cosa lo curiamo osando qualche cosa, mettendo insieme anche un po' di coraggio per fare delle cose che fino a ieri non facevamo. Lo facciamo sempre tenendo che cosa in mente? La sicurezza del paziente, che diventa la cosa più importante, è quello che rappresenta il punto da cui noi non possiamo scostarci mai. Noi osiamo, ma osiamo sempre con la sicurezza. Parafrasando quello che mi ha detto prima, lo scalatore che sale la montagna, ma è sempre attaccato alla montagna con i chiodi, con le corde e via dicendo. Non si stacca mai dalla montagna, osa, ma osa in piena e totale sicurezza. Perché la sicurezza del paziente viene prima di tutto. Ma quello che in qualche modo poi rappresenta il motore, che è la nostra anima, è proprio l'anima di chi abbiamo davanti, perché inevitabilmente noi non ci immedesimiamo nel paziente, ma nello stesso tempo lo facciamo, nel senso che cerchiamo di non farlo per non esserne presi in maniera così emotivamente molto forte, perché altrimenti ne saremmo fermati, essere coinvolti, ma nello stesso tempo lo facciamo perché ci immedesimiamo in loro. Ci medesimiamo in quel bambino che può essere nostro, che potrebbe o avrebbe potuto essere nostro figlio, ci medesimiamo in quella persona che avrebbe potuto essere nostro fratello, o la nostra mamma, o il nostro papà, e quindi inevitabilmente troviamo la nostra forza per andare avanti proprio in questo. Dopo ci sono delle altre osservazioni, nel senso che noi sappiamo benissimo, perché affrontiamo, io dico sempre, noi giochiamo a carte con la morte tutti i santi giorni, e noi giochiamo. Non è mica detto che vinciamo sempre. E indubbiamente, bisogna vedere come va la partita, dottore. Bisogna vedere come va la partita. Quando noi torniamo a casa e siamo sconfitti, siamo sconfitti. Non è che è una cosa per modo di dire. E la forza però di questa sconfitta si tramuta subito in una forza per affrontare l'intervento il giorno successivo e per fare delle cose, per capire delle cose che in qualche modo permettono di trasformare quell'insuccesso che abbiamo avuto in un successo. A volte le cose, il destino delle persone, io dico sempre, non si può cambiare, forse lo possiamo leggermente aggiustare, ne possiamo cambiare determinate, delle piccole imperfezioni, diciamo così. E nello stesso tempo però noi ce la mettiamo tutta, perché a vincere siamo noi e non sia la morte. Allora andiamo a vedere proprio questo intervento, cuore, reni, nel 2021, giugno 2021, un intervento particolare, speciale, andiamo a vedere, poi lo commentiamo col dottor Bianco. Tutto parte qualche settimana fa, quando un paziente di 70 anni con insufficienza cardiaca grave viene ricoverato nella cardiochirurgia del centro Gallucci di Padova a seguito di un peggioramento del quadro clinico. Dopo un attacco gli viene riscontrata una massa tumorale in un rene. A questo punto la scelta di agire in tandem con un team multidisciplinare di radiologi, urologi, cardiochirurghi e anestesisti, poiché il tumore doveva essere immediatamente asportato, ma al contempo la grave insufficienza cardiaca rendeva l'intervento urologico proibitivo per l'alto rischio di mortalità. Un problema concatenato all'altro, risolti contemporaneamente con una tecnica innovativa microinvasiva. La prima novità consisteva nel fatto che si è eseguito un intervento urologico con il robot nel rimuovere una neoplasia renale,
sostenendo il cuore grazie all'ECMO, che è una pompa esterna. Una volta risolto quel problema si è potuto procedere poi all'impianto di un VAD, di un sistema di assistenza meccanica al circolo, utilizzando, come giustamente diceva lei, una nuova tecnica non utilizzata precedentemente a livello mondiale per ridurre ulteriormente l'aggressività chirurgica. Approccio combinato grazie al contributo tecnologico che unisce la tecnologia dei dispositivi di supporto meccanico al circolo alla chirurgia robotica, unita all'elevata professionalità dell'equipe. Ha consentito di dare una risposta terapeutica salvavita al paziente e di trattarlo con successo. La decisione da parte dell'amministrazione, che ringrazio, di acquisire un nuovo robot in questo momento, secondo me, è davvero una delle espressioni concrete del fatto che c'è una enorme attenzione nei confronti proprio del paziente. Dottor Bianco, quello che ha detto lei, concentrazione al massimo sul paziente. Certo, però guardate che cosa è stato fatto. Qui due persone, che sono le persone che in qualche modo si sono avvicendate, no, nelle parole, sono il professor Gerosa, che è il mio direttore, il professor Del Moro, che è il direttore dell'urologia, si sono unite, hanno unito le loro equip per poter dare una risposta a quel paziente. Perché noi non abbiamo operato al cuore e il professor Del Moro non ha operato al rene. Noi abbiamo in qualche modo dato una soluzione a quel paziente. Abbiamo integrato le conoscenze di due grandi equip perché quel paziente, che pure aveva un grandissimo problema al cuore, avendo contemporaneamente anche un problema al rene, e le due cose cozzavano, non potevamo trattare l'una senza trattare l'altra e non potevamo trattare l'altra senza trattare l'una, e le abbiamo trattate in un'unica soluzione, in un intervento mastodontico che fino a qualche anno prima era assolutamente improponibile. Ma questo è chiaro, è il senso della nostra attività, ed è grazie anche a persone come il professor Gerosa e il professor Del Moro, che sono, io li definisco, gli illuminati. Sono persone che riescono a vedere più in là della quotidianità, riescono a vedere nel futuro, riescono a leggere quelle che sono le possibilità che possiamo dare ai nostri pazienti nel futuro. Ecco, questa è la grande forza. La concentrazione, certo, ma anche il grande supporto tecnologico. È stata un'orchestra in cui tutti quanti hanno suonato alla perfezione, c'era un primo, un secondo violino, ma c'era anche una viola da gamba, c'era un pianoforte, c'erano tutta una serie di strumenti. Nessuno è stato stonato. C'era l'orchestra che funzionava alla perfezione. Certo, noi conosciamo i grandi direttori d'orchestra, noi li conosciamo, il professor Gerosa e il professor Del Moro, sono degli illuminati, ed è giusto che noi li consideriamo, non è piaggeria, cioè non è una forma di... Io mi rendo conto che se noi non avessimo avuto le persone come il professor Gallucci, il professor Gerosa, eccetera, sicuramente tutti quanti saremmo un pochino ai blocchi di partenza. Mentre la loro grande capacità di visione del futuro, la grande possibilità di prendere qualche cosa che è al di fuori e portarla dentro, rappresenta un motore fondamentale. E grandi stimoli che queste persone hanno, ce li hanno dalla quotidianità. Io dico che determinate cose nascono proprio semplicemente guardando quello che avviene fuori dall'ospedale. Però ci riflettono, ci pensano e poi trasportano questa cosa dentro. Ecco il robot. Il robot è nato tantissimi anni fa. Io, quando mi occupai di chirurgia robotica, quando alcuni anni fa ero militare, ero in una missione in Mozambico, e lì c'erano i chirurghi americani che avevano il grande problema. Come si fa ad operare in un campo di guerra e non abbiamo il chirurgo? È possibile pensare che ci sia un robot che con quel chirurgo che opera a distanza? Stiamo parlando di qualcosa che avveniva ormai, purtroppo per me, più di 30 anni fa. E noi il robot l'abbiamo portato nelle sale operatorie di oggi. Il primo intervento di cardiochirurgia robotica l'effettuazione di un bypass aorto coronarico l'abbiamo fatto per primi in Italia, proprio a Padova, era ormai esattamente 20 anni fa. Pensate. E il robot è nelle nostre sale operatorie, ma sapete quanto costa un robot? Un robot può costare anche 3, 4, 5 milioni di euro. Cifre che forse su cui noi non riflettiamo.
Perché non le conosciamo e la ringrazio veramente, dottor Bianco. Allora, l'ultima telefonata, perché poi veramente devo chiudere. Abbiamo Onelia da Milano. Ciao Onelia. Ciao Mirella, da tanto che ti seguo. Era anche da tanto che volevo ringraziare per mezzo di voi l'equipe della neurochirurgia di Mestre, che nel 2016 ha operato mio marito di un melindroma dalla parte sinistra che gli era arrivato fino al bulbo oculare. È stato un intervento di 18 ore. È entrato dentro alla mattina del giovedì alle 8 ed è uscito al venerdì mattina alle 4. Sono un po' emozionata, scusate. E niente, volevo ringraziare l'equipe della come ho detto prima, della neurochirurgia di Milano, di Milano, di Venezia, scusate, dell'Angelo. Grazie, che... grazie. Grazie Onelia, ti ringrazio invece della testimonianza che è molto importante, scusami, ma purtroppo sai, con la televisione abbiamo dei tempi ristrettissimi. Devo salutare veramente il dottor Bianco di essere stato con noi, il dottor Roberto Bianco, dirigente medico dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di Padova. Ecco, cosa vuole dire la nostra Onelia che dice grazie, 18 ore di intervento, sono ancora emozionata. Prego. Sì, è un ringraziamento che noi riceviamo con commozione, che condividiamo tra tutti noi, ciascuno di noi. È un ringraziamento che io porto ai colleghi dell'Angelo della Neurochirurgia, che porto ai miei colleghi, che porto a tutto l'ospedale, perché ciascuno per le proprie competenze permette che tutto questo avvenga quotidianamente, ogni singolo giorno. È chiaro che ci sono... c'è sempre qualche cosa che si può migliorare. Noi siamo molto attenti nel cercare di capire le esigenze dei nostri pazienti, di capire le esigenze che possono essere le più varie e disparate. Noi tutti, ad esempio, ci ricordiamo se la stanza non ha il televisore che funziona, se non c'è la wifi che funziona perfettamente, magari ci dispiacciamo perché il parente non è venuto a vederci perché c'è il Covid che ancora in qualche modo ci tiene un po' in allarme e via dicendo. Però forse sì, qualche volta dobbiamo invece pensare che tutto quello che ci sta dietro è che forse la wifi è importante, ma non è la cosa più importante che abbiamo in quel momento, in quella stanza, e che dovremmo guardare tante altre cose. E forse dobbiamo imparare a vedere queste cose, perché soprattutto in questi momenti, nei momenti in cui ad esempio noi cerchiamo di salvare una vita umana e spendiamo cifre da capogiro per salvare una vita umana, per tentare di guarirla, sicuramente per curarla, e nello stesso tempo a poche migliaia di chilometri invece la vita sembra non avere fondamentalmente nessun valore. Ecco, allora pensiamoci a quello che abbiamo e a quello che stiamo facendo. Dottor Bianco, l'ultima cosa che le chiedo veramente è l'importanza della mascherina al chiuso. Io vedo che anche lei è la FPP2, ecco, fra poco appunto qualcuno pensa tana libera, perché? Cosa vuole dire invece l'importanza della mascherina e tenere ancora la mascherina al chiuso? Ma io credo che in questo momento tutto quello che noi conosciamo ci imponga questa manovra, cioè quello in qualche modo di avere ancora delle misure che oserei dire sono igieniche, che è quella di proteggere noi e di proteggere gli altri, perché questa è la chiave di lettura delle cose, perché con la mascherina non solo proteggiamo noi, ma proteggiamo anche gli altri, da qualcosa che sicuramente conosciamo molto meglio di quanto non sia, di quanto noi conoscevamo semplicemente 2 anni fa o poco più di 2 anni fa. Però ancora non conosciamo del tutto. Peraltro, come tutti gli organismi viventi e vitali, evolve. E quindi noi dobbiamo guardarlo ancora con un po' di diffidenza, questo virus che ancora porta un nome, ma che porta forse dei connotati che pian pianino si modificano. Non è più lo stesso virus di 2 anni fa, è un virus che ha delle caratteristiche diverse, si veste in maniera diversa, e quindi facciamo anche un pochino più fatica a riconoscerlo. E allora, non riconoscendolo in maniera precisa, noi prima pensavamo che il virus fosse magari semplicemente come un ragazzo vestito di jeans. E allora noi ci siamo attrezzati in maniera tale che ogni qualvolta vedevamo qualcuno vestito di jeans dicevamo piano, perché quello potrebbe essere un virus. E oggi il virus, invece, piuttosto di essere così, magari ha iniziato a vestirsi con la giacca o ha iniziato a vestirsi con le maniche corte. E allora noi dobbiamo
aumentare un po' il nostro livello di attenzione e capire che determinate cose evolvono. E in questo senso la manovra di tenere una mascherina sul nostro volto, che sembra una cosa che sicuramente dà fastidio, perché a tutti dà fastidio. Dà fastidio non riconoscere così anche la mimica facciale, di non potersi vedere, però ci hai imparato a guardarci negli occhi, no? A leggerci negli occhi prima ancora di altre cose. Ecco, sicuramente questa cosa dobbiamo ancora farla, dobbiamo tenerla ancora in maniera molto caparbia, per cui noi non sappiamo quello che succederà nel futuro. Speriamo che tutto vada come deve andare, e cioè pian pianino riusciamo in qualche modo a controllarlo, a governarlo. Però aiutiamoci, una mascherina non è una roba tremenda. Grazie, grazie al dottor Roberto Bianco, buon lavoro, buona Pasqua a tutti voi, perché siete veramente in tanti, e grazie di cuore dottor Bianco per aver fatto questa lunga chiacchierata con noi. Grazie, veramente buona giornata. Buona Pasqua a tutti voi. Pubblicità. E alle vostre famiglie.